per dirgli che hai nel cuore, portano al di là del mare, potrai girare il mondo intero, ma un giorno o l'altro tornerai, da lontano per fermare le onde sull'immenso mare, ma non lo so che fa soffrire chi resta solo ad aspettare. Pensando a te. Trasmissione che vi viene presentata ogni giorno dalla ditta Ruggero Benelli Super Iride. Ciao a tutti, buongiorno, buon venerdì. Allora, questa mattina posso rosicchiare in pace perché il mio nemico non c'è a spiarmi, a contarmi i minuti. Allora, incominciamo questa mattina con molto comodo. Non c'è fretta questa mattina. Cominciamo con una canzone di Gigliola Cinquetti. Vi piace? E qui comando io e ho un mare di lettere. Allora, vediamo di accontentarvi tutti. Carla è una bambina di 8 anni, mi scrive da Vasia, in provincia di Imperia. Vorrebbe dedicare questa canzone ai suoi nonni, a tutti i parenti, ai genitori, agli amici e alle amiche. Mi spiace Carla, non ho potuto trasmettertela di domenica, mi perdoni? Ciao. Poi mi hanno scritto ancora la signora Dina di Pescia, che la dedica al marito G, alla dottoressa Adriana e alla sua collega. Però non credo che questa poesia che mi hai mandato, Dina, piacerebbe molto molto a tuo marito, eh? Ivana di Capanne la dedica a Claudio con tanto affetto. C di Terralba la dedica a Pinuccio, M con amore e alle amiche. Poi mi ha scritto Giorgio di Besozzo, l'ormai famoso Giorgio Borghi. Vorrebbe dedicarla ad Antonella con tanti auguri e simpatia per il suo compleanno, però mi sembra questa lettera me la devi aver già mandate 4 o 5 per questa ragazza e te li devo aver già fatti gli auguri. Poi da Ittiri Giovanna la dedica al marito Salvatore, a Pino e a Tiziana. Invece mi ha scritto Loretta, è una bambina di 10 anni, abita a Nukis e scrive questa letterina per il suo zio. Allora ascoltiamo cosa dice. Voglio dedicare questa canzone a mio zio, augurandogli salute, pace e serenità. 3 cose che sono molto importanti e gli chiedo di perdonarmi se faccio i capricci. Sono un po' birichina, ma poi mi pento e gli chiedo scusa. Lo saluto con affetto e gli dedico questa canzone. Quelle stradelle che tu mi fai far, cara Rosina, cara Rosina, quelle stradelle che tu mi fai far, cara Rosina, le devi pagar. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni ti voglio sapere, ogni ti voglio sapere. Io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere chi viene e chi va. Devi pagarle con sangue e dolor, finché la luna, devi pagarle con sangue e dolor, finché la luna la cambia i color. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere, ogni di voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni di voglio sapere chi viene e chi va. Quando la luna la cambia i color, vieni che l'ora, quando la luna la cambia i color, vieni che l'ora di fare l'amor. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni mi voglio sapere, ogni
sogni vi voglio sapere, e qui comando io, e questa è casa mia. Ogni vi voglio sapere, chi viene, chi va, e qui comando io, e questa è casa mia. Ogni vi voglio sapere, ogni vi voglio sapere, e qui comando io, e questa è casa mia. Potente questa Gigliola Cinquetti era, e qui comando io, canta Gigliola Cinquetti. Una grande novità, Liu. Ora mezzo chilo di cera Liu in offerta speciale costa solo 370 lire, un risparmio eccezionale per l'eccezionale qualità della cera Liu. Mi faceva quasi male il braccio a portare tutte le vostre lettere, sono numerosissime. Allora proseguiamo con Massimo Ranieri in Io e te. Vediamo di accontentare il più possibile tutte queste ragazze. Carmela di Nule la dedica alla sua mamma, sua sorella Anna, al fratello e poi a se stessa. Pina di Sassari, fidanzata da 2 anni, vorrebbe dedicarla al suo ragazzo, anzi al suo fidanzato, scusa, che si chiama Paolo. Maria Paola di Sorso la dedica a se stessa, alle amiche e poi, molto gentilmente, a me. Grazie Maria Paola. Sandra di Maccarese la dedica alle sue migliori amiche, che sono Ivana, Paola e Silvana, e poi a Bruno. Gabriella di Capo Verde la dedica a Carlo con affetto e amore. Da Poggio a Caiano, Giovanna e Luciana la dedicano alla mamma, ai fratelli, ai parenti e agli amici. Invece questa ragazza ha un nome molto simpatico, pensate, si chiama Lillina. Lillina abita ad Alghero. Carissimo Piero, è la tua Lillina che attraverso Radio Monte Carlo ti dedica questa canzone per ricordare il nostro primo incontro. Caro Piero, è solo da 3 mesi che ti ho detto sì. Sono stati 3 mesi di sogno, i più belli e i più felici della mia vita. E questo lo devo soltanto a te, al nostro amore, che ogni giorno è sempre più grande e forte. Le parole della canzone ti diranno tutta la forza del mio amore, che spero durerà per tutta la vita. Svegliarsi un giorno, io e te, in mezzo a un prato, io e te, e far l'amore, io e te, e addormentarsi tra gli alberi, dopo l'amore.
Era Massimo Ranieri che cantava Io e te. Per togliere le incrostazioni dal forno, no, non smontate la cucina. Dagli dentro con Fortissimo, il nuovo prodotto per pulire forni e fornelli. La sua schiuma aderisce dappertutto e dopo basta un colpo di straccio e lo sporco viene via. Fortissimo è al prezzo stracciato di 350 lire anziché 550. Abbiamo una canzone che va fortissima. Allora, Fortissimo è Jesus di Jeremy Faith. E allora vediamo un po' quante lettere. Mamma mia che pasticcio. Allora mettiamo in ordine. Da Alghero Paola la dedica ad un uomo che ama tanto, però non fa il nome. Da Scano Montiferro Caterina la dedica al bravissimo José Feliciano. Magari potevi dedicargliene una sua, l'avrebbe più gradita. Da Sennori Giannina la dedica a Vittoria e alle amiche. Un gruppo di ragazze di Garessio la dedicano al loro viceparroco. Da Guspini Giuseppe la dedica al suo amico Paolo con tanta simpatia. Graziella di Guspini la dedica ancora a Beppe con amore. Poi Paolo di Lido di Ostia la dedica a se stesso, agli amici e alle amiche. E Valeria e Mariella di Empoli a tutti i giovani d'Italia. Allora, leggiamo la lettera di una ragazza di Genova. È la sorella di... come si chiama tua sorella? Anna, mi sembra. Si chiama Lalla Falchi di Genova. Volevo dire una cosa, che le convalide sono validissime, Lalla. Antonio, io ti amo tanto e non vorrei perderti per nessuna ragione al mondo, perché sei la cosa più bella che io abbia. Ora che siamo lontani, so che cos'è la nostalgia, so che sei la mia vita e che non potrò lasciarti mai più. I giorni più felici della mia vita li ho vissuti con te, per me resteranno un dolcissimo ricordo. Amore, sogno di averti sempre vicino, di accarezzarti e di stringerti forte forte al mio cuore e di dirti tante volte che ti amo. Jesus. Jesus, won't you come back to us? Jesus, Jesus, come back to us. Oh, the marijuana, oh, the what you say, oh, the people thinking the world is okay. Save us, hallelujah. From the fighting nation. Era Jesus, cantava Jeremy Faith per questa ragazza di Genova, questa ragazza sarda che abita a Genova. Spero che ti sia piaciuto, che il disco che ho scelto vada bene. Proseguiamo con un cantante che più successi di così non so cosa che potrebbe ottenere ancora, Nicola Di Bari, che ci canta Chitarra suona più piano, la canzone che ha presentato a Canzonissima. Allora mi scrivono una ragazza di Piano del Quercione che la dedica ad un ragazzo che ha incontrato a ballare. Questo ragazzo è meraviglioso, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi come il principe azzurro. Da Vinci Giovanna la dedica alla figlia, al marito e a Fabio, poi anche a tutta la famiglia. Da Buriano Roberta la dedica ai fidanzati Anna Maria e Daviano con simpatia. Da Fucecchio Rosanna la dedica a tutti i parenti, agli amici, alle amiche, a Claudio e alla famiglia. Poi Donatella, che abita a Borgo Abugiano, la dedica ai genitori, ai suoceri e al suo fidanzato. E infine da Blera quattro ragazze che mi scrivono così la dedicano. Allora AP ad un ragazzo, MP alle amiche, poi PP a Franco e PC agli amici. Va bene? Ed ora mi scrivo una ragazza di Prato, sì, riconosco, ti conosco benissimo, riconosco anche la tua calligrafia, è Maria Teresa di Prato. Cara mamma, sono io la tua bambina, eh sì, ci pensi, mi sono fidanzata ed ora sono la ragazza più felice del mondo. Sappi però che non mi perderai mai, ti vorrò ogni giorno sempre più bene e nel mio cuore il tuo posto non lo prenderà proprio nessuno. Ti meriti tutto il bene del mondo e per me resterai sempre la mia adorata e insostituibile mammina. Chitarra suona più piano, qualcuno può sentire. Soltanto lei deve capire
lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano e un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano. Suona chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. Della sera per noi, la notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di respirare un poco d'aria pura, scende la sera. Allora e bravo, vero Nicola Di Bari, bravissimo. Questa sua canzone era Chitarra suona più piano. Rotoli di carta igienica Vivetta deodorante a sole 320 lire anziché 375. Ma sì, approfittatene subito, questa è la nuova strepitosa offerta speciale di Vivetta deodorante. Allora, abbiamo ancora due canzoni. La prima è Un fiume amaro di Iva Zanicchi. La seconda ve la dico dopo. Allora, Rosina di Genova, una signora di 68 anni. Posso darle del tu? No, le do del lei, perché 68 anni non potrebbe essere la mia mamma. Allora, la signora Rosina di Genova vuole dedicarla a sua figlia Gina, poi alla sorella e ai parenti con tanto affetto. Io le mando un bacetto, signora. Poi da Martini Burchi in Svizzera, un nome del genere, Antonio la dedica a Maria. E poi un'altra signora, un po' anziana, che mi è tanto simpatica, la signora Cesira Pagnini, che mi scrive dall'isola d'Elba, mi ha mandato una bellissima fotografia dell'isola d'Elba, la vuole dedicare a suo figlio. Invece la lettera estratta di una ragazza, un'ammiratrice sfegatata di Roberto Bettega, si chiama Marisa e abita a Sanremo. Caro Roberto, con la tua bravura, con la tua serietà e la tua aria di ragazzo di buona famiglia hai fatto innamorare l'Italia intera. E adesso i pensieri delle tue ammiratrici ti raggiungono non più allo stadio ma in clinica. E tutte noi scopriamo di volerti ancora più bene. Ecco Roberto, io ti ho scritto, ma è come se l'avessero fatto tutte le ragazze che sono tue ammiratrici. Ciao! Yeah.
spiaggia e lunga e lunga, l'angoscia è lunga, non passa mai, e il pianto cade sul mio peccato, sul mio dolore che tu non sai. Contente tutte, contenta la signora Cesira, la signora Rosina e soprattutto contentissima Marisa di Sanremo e anche Antonio con questa canzone di Iva Zanicchi, Un fiume amaro. Eccezionale offerta Vivetta, tre rotoli di carta igienica Vivetta deodorante ora a sole 320 lire anziché 375, che risparmio e che profumo nel vostro bagno con Vivetta deodorante. Purtroppo siamo già arrivati alla fine. Allora, l'ultima canzone è dolcissima, è Storia d'amore di coltello di Adriano Celentano dal film Erpiù. Ce la richiedono allora Piero di Sanremo per tutti gli amici, poi da Bordighera scrivono Bruno che la dedica ai genitori, fratelli, sorella e famiglia Vicari e Pino ai genitori, alla famiglia Pisano, agli amici di lavoro, a Paola, Marta e infine a Emme dicendole ritorna perché ti amo tanto. E la lettera estratta invece è di, ve lo dico adesso. Di un'amica, si chiama Ivelise e abita a Flumini Maggiore. Carissimi Nello, Marina e Serenella, ricordate il giorno che a Rapallo abbiamo visto Erpiù? La nostra meta quel giorno era Portofino, ma non abbiamo esitato a fermarci quando abbiamo visto i cartelloni. Era grande la gioia di vedere sullo schermo il nostro cantante preferito. Sì, perché anche durante le nostre gite in macchina, nel giradischi ci sono sempre solo i suoi dischi. Vi dedico questa canzone per ricordare insieme questi giorni felici. Solo per amore non se vive. Io ce l'ho scritto nel destino, scolpito sulla mano. C'è un'altra cosa più importante, per quella c'è se campa, per quella se muore. Un uomo vero per l'onore, se fa spacca pur anco il cuore, perché la vita non è vita se chi la deve vive l'onore non ce l'ha. Eppure se io t'amo tanto non posso aver impianto e me ne devo andare. Tornerò, non me ne andrò mai più. Attorno a noi diventa scuro, spariscono le cose, ma non sparisce dentro al petto sta smania che tormenta, sta fiamma che abbrucia. Chiedo perdono del dolore, dei sospiri, delle pene. Amore mio,
te voglio bene, cor pianto dentro al cuore, me devo rassegnare. Purtroppo dobbiamo rassegnarci proprio a non ascoltarlo più, era Storia d'amore e di coltello bellissima di Adriano Celentano. E così gli abbiamo tappato la bocca, povero Adriano Celentano. Con questa canzone terminiamo. Allora, abbiamo terminato con i Veliz di Flumini Maggiore. Mi auguro che tu sia soddisfatta, senz'altro sì. E poi anche tanti altri amici saranno soddisfatti, perché oggi avevo veramente un mare di lettere. Allora vi ricordo il mio indirizzo: pensando a te, Radio Monte Carlo, Principato di Monaco. L'orario è sempre alle 9 del mattino. Le convalide sono sempre di Arlo, di Sederelli e di Vivetta. A questo punto un grosso bacio dalla vostra Luisella e a domani. Ciao a tutti. Come ogni giorno, la ditta Ruggero Benelli Super Iride vi ha presentato Pensando a te. Bulova è l'ora ufficiale di Radio Monte Carlo. Al terzo top saranno esattamente le ore 9, 29 minuti primi e 0 minuti secondi.